in diretta dallo studio blu di Radio Fermo 1, Sabato Live. I personaggi del momento tra cultura, attualità e politica. Conducono Paolo Paoletti e Mary Pieragostini. In regia Matteo Cataldi. Per intervenire scrivici a diretta@radiofermo1.it o chiama lo 0734 62 0707. Gli ospiti di oggi sono Lucilla Steca e Susanna Innamorati, Giorgio Tassi, Emanuela Polini, Michele Marrozzini, Margherita Bonanni, Francesco Boccanera e Francesco Iocca. Eccoci qua! Buongiorno a tutti, buongiorno Mary, buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno, benvenuti al sabato in diretta di Radio Fermo 1. Mary, abbiamo inaugurato la nuova sigla. L'abbiamo inaugurata, sì, dai, ecco. Via. Ti piace la nuova sigla? Sì, sì, noi potremmo far di meglio nella lettura degli ospiti, però miglioreremo. Vabbè, quelle sono sottigliezze, poi diciamo l'esperienza viene pian pianino. Sì, vabbè, questi sono i compiti per casa per sabato prossimo, tutta la settimana proviamo a leggere gli ospiti, perché effettivamente... insieme ai titoli del GR. Non era il massimo. Allora, il sabato in diretta in Radio Fermo 1 ormai è una tradizione consolidata e la portiamo avanti con due ospiti femminili, inauguriamo la nuova sigla, sono quella, con due ospiti femminili, quindi lo consideriamo, Mary, un portafortuna. Ma sì, sì, ormai saranno le nostre portafortuna, poi le richiameremo magari più spesso anche a fare qualche sketch. Ma qualcosa gli ho strappato, eh. Dai, vediamo, intanto presentiamole, vediamo che cosa fanno. Lucilla Steca, Susanna Innamorati. Buongiorno. 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 Allora, emozionate, no? Ma diciamo che è una bella esperienza, la radio è proprio una bella esperienza. Eh sì, è bella e divertente. Divertente. No, poi sì, uno sì. Il motto di Radio Fermo 1 è la radio fatta con passione. Qui sì. La passione si respira nell'aria. Allora, okay. Voi presentiamo un evento comico, uno spettacolo che racchiude un po' quello che è il cabaret tradizionale, quindi la musica con la comicità, una sorta di Zelig, eccetera, eccetera, il 5 e 6 dicembre al Teatro Arlecchino di Monturano. Sì. Di cosa si tratta? Allora, innanzitutto è uno spettacolo che noi facciamo già da 6 anni. Questa è la sesta edizione. E quest'anno è partita, diciamo, questo evento il giovedì grasso, perché a Monturano era stata tolta la sfilata di carnevale, non potevamo lasciarla così, un carnevale, allora ci siamo reinventato questo spettacolo facendo tutti i sketch comici noi del paese. Quindi abbiamo creato questo, è venuto un successone, non aspettandocelo proprio per niente, abbiamo fatto, oi, è proprio una bella cosa, e siamo andati avanti, abbiamo fatto gli anni successivi, poi dato che lo successo ne erano, veramente la gente si lamentava perché non riusciva a entrare in teatro, abbiamo fatto in 2 giornate. Quindi sold out, due sold out. Abbiamo dovuto fare la replica il giorno successivo. E da qui, 3 anni che facciamo due repliche. E quest'anno abbiamo voluto fare il salto di qualità, abbiamo cambiato comunque la data, nel senso che prima facevamo il giovedì grasso, invece adesso l'abbiamo spostato a dicembre, il 5 e il 6, perché comunque il carnevale è ritornato a Monturano. Quindi gli stessi che facevano il carnevale, organizzavano carri, costumi, come me, non riusciva a conciliare tutte e due le cose. Era molto molto stressante, molto molto pesante. Però quest'anno abbiamo voluto fare questo cambiamento, perché così partiamo direttamente a ottobre, in maniera che fino a marzo quest'anno proprio Monturano... ci teniamo il ritmo alto. No, Mary, Monturano 365 giorni l'anno. Sì, esatto. Mica male, voglio dire. E ecco. È uno spettacolo, quest'anno abbiamo voluto fare questa cosa, abbiamo chiamato 2 comici, uno di Colorado e uno di Zelig, abbiamo alzato un po' il tiro e abbiamo cercato, dato che ci viene bene, allora abbiamo voluto chiamare quindi gli il consiglio è di andare già a comprare biglietti, perché ci sono ancora i posti. Ci sono ancora qualche posto, c'è, e quest'anno verrà giovedì il 5, Fubelli di Colorado, sì. E il venerdì ci sarà Verducci di Zelig. Aspettate, se mi dite Fubelli e Verducci, io non so, mi dovete dire i personaggi che interpretano, perché in realtà ecco. I comici sono molto famosi per i loro personaggi, sì, sì, quindi perdonami, ma... Perché è vero, Paolo, visto, sì, adesso... lo sapevi, no, hai fatto finta. Non lo sapevi. Ma io veramente non lo guardo Zelig.
Incredibile. Allora vi aggiorno. Grazie. Vai, Lucilla, perdonalo. Praticamente, Fuvelli è quello che fa, non so, su Colorado fa Cesare. Che fa parte anche dei Turbolenti. Dei Turbolenti, che Turbo Dabis è quello che menava. Ma io vi lascio con me, arrivato di là. Fenomenale, no, lui mi piace tantissimo. E l'altro è Verducci, è quello che dà di mazza. Cioè porta, sì, ho capito. Ok. E sono due personaggi abbastanza caratteristici, li abbiamo voluti chiamare proprio perché attirano la gente, comunque è divertita e quindi vuole divertirsi. Ma secondo me, lasciate che ve lo dica, quello che attira la gente siete voi. Cioè. Vero. No, ma sai che ci hanno detto? Perché abbiamo scritto i manifesti con questi personaggi. Adesso sì, Zelig, Colorado, ok, ma... Allora ha detto, pensavamo che eravate voi mascherati. No! Perché voi, no, Susanna, vi siete anche... Cioè, vi esibite anche voi, sì. Avete preparate dei sketch, adesso come chiamarli. Sì. E... tutta nostra inventiva, ne siamo tantissimi, è un'esperienza assolutamente da fare, sia come partecipanti. Ma voi venite già da un po', avete delle basi dal mondo del comico, oppure no, cosa fate nella vita? Io faccio l'estetista. C'entra parecchio. Esatto. E te, Lucilla? Io lavoro in azienda e faccio il geometra. Quindi proprio totalmente l'opposto, nulla a che vedere. No, diciamo che è il nostro hobby. Allora, facciamo così, adesso ascoltiamo un brano, una canzone, così un attimo ci prendiamo. No, aspetta, ascoltiamo un brano, cioè la pubblicità, poi ascoltiamo un brano. Direi che lo facciamo scegliere alle nostre ospiti. Esatto, ma dopo, in cambio, perché non possono rimanere qua senza fare niente. Poi noi gli mettiamo la canzone. Loro ci faranno, quindi restate in ascolto, improvviserete, se ve lo ricordate, un pezzo di un'edizione, di qualche carnevale fa, di uno sketch. Per favore. Vabbè, vediamo un po' quel cosa mi ricordo. A tra poco. Radio Fermo 1. Close your eyes, let me tell you. Alla mia casa hanno pensato in molti. L'architetto che l'ha progettata, l'impresa che l'ha costruita. Sì, alla mia casa hanno pensato in molti, ma solo Ristrutturando l'ha resa così calda e accogliente. Perché Ristrutturando offre quel qualcosa in più che personalizza la tua casa. Materiali per interno ed esterno, terracotte fatte a mano, ceramiche artigianali, bomboniere, oggetti originali e su misura. Ristrutturando, a Fermo in Contrada San Lorenzo, la tua casa con personalità. Ciao amici, sono Marco Mari. Se avete la dance che vi scorre nelle vene, allora non perdetevi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica dance più forte del momento, tutti sabato sera alle 23 su Radio Fermo 1. Emporio Verde Sollini Agri Brico Garden. Anche quest'anno torna l'apertura natalizia del sabato pomeriggio. Troverete abeti, stelle natalizie, idee regalo e oggettistica originale per allestire il vostro Natale. E con l'inverno alle porte, noi dell'Emporio Verde vi offriamo una promozione eccezionale su stufe a pellet e a legna e prezzi da prestagionale su tutti i pellet. Possibilità di consegna a domicilio. Vi aspettiamo in via Ete 54 a Fermo, zona Sacri Cuori, con la professionalità e cortesia di sempre. Tutto lo staff vi augura buone feste. Senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa fa: no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te. Anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te,
anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica, sta pizzica. No signora, no, mi piaci. No signora, no, mi piaci. No signora, no, ti prego. No signora, no. Le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud. E la mia testa, fa. No signora, no, mi piace. No signora, no, mi piace. No signora, no, ti prego. No signora, no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritrova. Sogni pettinandosi ritarderanno un po'. Mi piaci, mi piaci, ti prego. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera. La solitudine è sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te. Biagio Antonacci, non vivo più senza te, come ci hanno chiesto le nostre ospiti. Paolo non gradiva, però. Scelta discutibile. Vediamo un po' le tue. Vabbè, vabbè, no, scherzo. Vabbè, sì, adesso tutti quelli d'ascolto che amano Biagio me ne diranno. Sì, adesso non possono più sentire te. E vabbè. Ecco, e vabbè. Allora. Dicevamo 0734-620707. Se qualcuno da Monturano o da altre parti del territorio vuole intervenire, sarei molto contento in diretta. Anche noi, anche noi. Allora, Lucilla e Susanna, Mary, che gli facciamo fare a queste ragazze? Beh, uno sketch, io direi che adesso ci sta veramente bene per mettere in mostra le loro doti comiche. Grazie mille, guarda. Io però non mi posso anticipare quello che faremo quest'anno. No. Perché comunque rovino la sorpresa. Mm. Allora Mari, possiamo proporre qualcosa di fatto. Susanna, perché noi facevamo due cose totalmente diverse. Non ce l'avete detto prima, non ci siamo preparate. Però Mari, io perché praticamente su uno sketch ho fatto l'imitazione di Arisa. Mm. La prima Arisa, quella con gli occhialioni grandi e un po' abbastanza impacciata, quindi già di per sé era comunque un personaggio abbastanza buffo. Mary è brava a imitare Arisa. No, guarda, l'ho intervistata e ho sudato le sette camicie, quello sì. Ah sì, perché? Perché lei è molto restia a parlare, sta molto sulle sue, quindi tu gli fai la domanda, ti risponde sì, no, forse, e poi è un po' agghiacciante, però molto brava sul palco. Ecco, no, è bravissima, l'ho sentito al Teatro dell'Aquila, è favolosa, ha una voce bellissima. Però e la comunque, tua risa com'è? La mia risa praticamente è stata riadattata a me, giustamente, ho riscritto totalmente il testo, quindi da... sincerità è diventato a Mondurà, quindi è stato riscritto totalmente da me in maniera che i paesani se la dovevano sentire sua. Vabbè, allora ce la fai. Vai, un pezzettino. Adesso non lo so, perché sabato mattina qua già le linee suonano per la redazione, eccetera. Però se qualcuno vuole chiamare di Monturano sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. 620707. Lucilla Stega in questa anteprima, diciamo, no, però 5-6 dicembre Monturano Teatro Arlecchino Asso Show. Sì. Quello che vi siete persi, perché ecco, questa era la lezione passata. Esatto. Vai. Allora. A Monturano, un paese irresistibile,
un paese. Oh, scusa, vai. A Monturà, un paese irresistibile, anche un po' insopportabile e pieno di cazzola. A Monturà, adesso non è così semplice, anche un po' insopportabile e pieno di cazzola. Brava! Scusate! Brava! Mi sono impaperata lì. Senti, l'emozione. Se la gente qui sotto agli studi venuta sono per quelli di Monturano. Monturano, tutta qui sotto, fuori a Villa Nazareth per farvi gli applausi, oh, per no. complimentare. Susanna, tu invece bisogna venire a vederti il 5 dicembre. Brava, proprio da vera star. Per chi si è perso tutto il tempo, diciamo, degli anni scorsi. Peggio per loro. No, hanno l'occasione proprio per venire adesso. Va bene, allora, 5-6 dicembre, ricordiamolo, Montorano, Teatro Arlecchino, Asso Show, voglio sentire l'invito da parte di Lucilla e da parte di Susanna. Allora, vi aspettiamo, numerosissimi, e vi divertirete sicuramente, perché in questo periodo, oltretutto, c'è bisogno di sorridere e di ridere tutti insieme. È proprio un'occasione per alleggerirsi un po'. È vero. Dici su. Susanna. Invece di guardare la televisione, venite tutti al cinema. È uno spettacolo per fare veramente due risate. Esatto. Tutto Made in Marche. Made in Monturano. Made in Monturano. Allora dai, salutiamo anche tutti i loro compagni di avventura, tutta la compagnia, tutto lo staff che vi aiuta ad organizzare questo evento. Ci stanno ascoltando. Obbligatoriamente sì. Però non hanno certo chiamato. Sì, perché restano un po' impacciati e magari se ne fanno un po', però comunque devo ringraziare innanzitutto Matteo Valeriani, Francesca Pierini, che sono veramente l'anima portante della show. Peppe De Caprà, mitico Peppe, e altri, ce ne siamo veramente tantissimi. Io li ringrazio tantissimo perché veramente dedicano molto tempo, comunque porta via tempo per creare uno show bello, e se vuoi farlo fatto bene comunque porta via tempo, e quindi tanti si sprecano comunque per questo show, e pur togliendo magari alla famiglia tempo, come magari facciamo anche noi, però pur di far divertire la gente, dare sollievo, coinvolgere, fare veramente unione, tutto per tutti, è bello, no? Anche perché Mary, concorderai con me, voi vabbè, estetista, geometra, penso anche gli altri ragazzi faranno altri mestieri, eccetera eccetera, però lo stare non è un luogo comune, credetemi, no. Lo stare insieme accomunati dalla passione di fare una cosa disinteressata, perché alla fine lo fate in maniera volontariato, disinteressata, tutto volontariato, volontariato sì. Per far ridere, far stare in compagnia il paese, esatto. In questo periodo in cui si parla di, ne parlavamo stamattina nella segna stampa, posti di lavoro, meno operai licenziati eccetera eccetera, quindi due belle serate, sì. Dove voi vi divertite già a prescindere, sì. Nel preparare lo spettacolo, è vero. Il pubblico si diverte nel venirvi a vedere, la comunità di Monturano, ma non solo, perché verranno da tutta la provincia, sì. Quindi sì, comunque afferma la sua identità. Quindi adesso facciamo basta discorsi seri, però complimenti ancora, un grazie. Applauso a grazie. Voi, continuate così, andate forte. Paolo, okay. Ferma che io ho un fuori programma, adesso il nostro rischio è pericolo, perché c'è una telefonata. Pronto? Ah, vai. Vai, rispondete voi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. Ah, è Matteo Valeriani. È lui. Vedi, ci stava ascoltando. Ah, ecco. Matteo, buongiorno. Non potevo non ascoltare. È da stamattina che sto davanti alla radio per cercare di ascoltare questo momento e registrarlo, perché mi sono permesso di registrarlo, perché lo sfrutteremo. Con me ogni cosa che dirai verrà usata contro di te. Sentiamo, complimenti dici. Lì a Lucilla e a Susanna, anche loro stanno dando l'animo per questo spettacolo, perché
mesi che stiamo organizzando e loro stanno dentro fino al collo come noi. Susanna con la prevendita e Lucilla con i vari sketch. Complimenti a tutti veramente. Complimenti a te, grazie di tutto. Matteo, vedremo anche te sul palco dell'Arlecchino. Lucilla, perché noi invitiamo? È vero, ma venite, va bene, veniamo. Venite, dai, veramente. Cioè, promesso, vi voglio. Ti verremo per allora, prendi contatti. Quando sono disponibili, se giugno e venerdì, e noi i due biglietti ci serviamo. Ok, capo. Ci saremo ad applaudirvi, Mario. Ci saremo, ci saremo. Grazie ancora per lo spazio che ci dedicate. Grazie è ancora. Un onore. Ciao, Matteo, ciao. Ci vediamo fra poco. Anche perché comunque oltre gli sketch ci sono anche i video. Sono video che tra cui quest'anno abbiamo anche fatto le candy. Oh. E quindi, perché l'abbiamo fatto 2 o 3 anni fa. Verremo. È stato, belli lì in paese li facciamo, è stato da morire. Gli combiniamo queste cose, questi paesani che stanno atterriti. Allora, Asso Show, da non perdere, 5-6 dicembre, Monte Urano, Teatro Arlecchino. Sì. Perfetto, grazie per essere stati grazie con noi. Grazie a voi per l'ascolto, grazie. Le 10:08.